vent'anni mi sono sempre identificata con la Madonna perplessa e riottosa dell'Annunciazione di Simone Martini. Ma poi ho imparato da lei, a non evitare la gioia dei sensi, che è sempre una carenza empirica dell'aldilà. Infatti io, a Dio crocefisso, preferisco un uomo con i piedi per terra. Il mio uomo è uguale al Signore. Il mio uomo è uguale agli dèi. Se il mio uomo mi tocca, io mi sento una donna e mi sento l'acqua che scorre nei lecci della vita. Il mio uomo è un puro sangue che corre, mentre io, cavallerizza da nulla, sto immobile a terra. Il mio uomo è una chitarra felice e io sono la sua canzone. Ma non mi canta mai. Perché? La prego di voler considerare, in nome dell'amicizia che ci lega, che un malinteso e una suscettibilità forse eccessiva non possono rovinare quello che abbiamo costruito. Mi telefonò di andarla a trovare. La prossima volta che si arrabbia con me, faccia come mio marito. Esca, vada a farsi un giro, si beva un liquorino e poi torni a casa. Sì, però lei con suo marito poi ci faceva l'amore. E quattro figlie. Con lei invece voglio fare letteratura. E si ricordi, se io non fossi così severa con i miei amici più cari, sareste voi forse diventate imprenditrici di voi stesse? Sente! Mi ci volle più di un anno per perdonarla di avermi lasciata partire senza aspettare per il nostro appuntamento. La chiamai il sabato prima del mio viaggio, così per poter metterci d'accordo per un giorno e parlare del nostro nuovo progetto. Come sta? Bene, sono qui con mia figlia. Allora parto tranquilla. Sì, e venga a trovarmi quando torna. E vada anche da Monsignor Brambilla per la casa di Via della Signora e gli dica che se non ce la danno, faccio una strage. Dei colpevoli, non degli innocenti! Un bacio dato in fretta sotto al portone porta Roma. Bella, porta romana, un cinemino forse fatto apposta, due film in una volta, 100 lire, ci siamo andati insieme ad ogni festa, seduti in fondo là senza guardare, quel giorno che m'hai detto adesso basta, io zitto preferivo non sentire. Ma tu hai insistito, no, sul serio, basta. Come se fosse facile capire. Festeggia un ubriaco la fine settimana. La sua ultima canzone, Porta Romana Bella, l'ha cantata in ospedale poco prima di lasciare la vita. Io me la vedo con il dito puntato contro le quattro figlie irrigidite, contro la parete, che dice: la gioventù la passa, la mamma muore e tu resti come un pirla col primo amore. Me la vedo con la maschera dell'ossigeno farsi dipingere le unghie di rosso. Non si muore, sarà anche vero. Ma quando ci sei dentro, non sai che fare. Da parte mia, il 1° novembre 2010, data del suo primo anniversario dalla sua morte,
mi sono recata al cimitero per depositare ai piedi della sua tomba due sassi di piume a forma d'uovo, simbolo di resurrezione. Le ho lasciato anche il mio scritto commemorativo. Chissà se lo approverà. Le figlie e gli amici hanno messo all'interno della sua bara le sue inseparabili sigarette e 20 euro nel reggiseno, il contributo da dare a Caronte per attraversare il guado. Se Dio non l'assolve per insufficienza di prove e se non ordina a San Pietro di togliere il cartello vietato fumare in paradiso, io sono sicura che andrà a comprarsi le sigarette all'inferno. Veroli, cosa ci fa lei qui? Vuole scegliersi la bara? Beh, preferirei un barone, ma già che ci siamo, potrei scegliere una lapide e farci incidere quel suo meraviglioso aforisma. La morte è il più grande giocattolo che Dio ci ha regalato per imparare a vivere. Quando è troppo tardi. Io che sono andata in manicomio per imparare a morire, non vedo l'ora di concedermi a Caronte che da anni mi fa la corte. E lei, signora Merini, cosa ci farebbe incidere sulla sua lapide? Cadde un euro sulla ripa del naviglio. Morì nella mischia. Se ci fosse qui la Merini, che anzi lei c'è sicuramente qua, che ci sta guardando, mi direbbe subito, non si monti la testa, intanto mi guarderebbe come sono vestita e direbbe, beh, si sta, ha fatto uno sforzo, però c'è un problema, e poi probabilmente mi rileggerebbe quello che mi aveva detto una volta, sempre riguardo a non montarsi la testa, perché lei si chiedeva se io avrei continuato a essere discreta, a stare nell'ombra, come Artemide che appena nata aiuta la madre a partorire il fratello Apollo ad assistere al parto delle sue parole, no? Invece temeva che mi sarei montata la testa, per cui mi ha dedicato questa poesia ironica. Mettete la signora Veroli su un piedistallo di limone farcito, certo che qui non c'è, se no ci salirei sopra. Accendetele fuochi fatui, portatele delle foglie di alloro, ma fatele credere che siano per l'arrosto. È per le melusine, questa qui l'aveva dedicata loro, no? E quando non vi vede, ormai rapita dalle vostre ovazioni, mettetele una pancera,
Merini ce l'ho, giuro. Una pancera, la prenderà per un monumento di gesso. Addobbatela con un ombrello vecchio. Ce ne saranno qua sicuramente, potevamo anche fare una scena. Voi avrete voluto che non vi dicessi nulla prima, quindi io recito come posso. Addobbatela con un ombrello vecchio, ma datela piedi alla ASL, con la rotta. Fatele ritirare 3 certificati, li scambierà per attestati di benemerenza. E poi scambierà le mie confessioni, quelle che le faccio, per le confessioni di Sant'Agostino. grazie perché mi avete messo sullo stesso piano. Ci siamo due povere pazze e voi l'avete rappresentato quindi. Sono 4 donne stupende, sono molto giovani. La più grande gioia per noi merusine, che qui ce ne sono, le saluto, c'è anche Silvia Vegetti Pizzi che è una madrina di merusine. Ecco, io vorrei sapere quante Silvie giovani ci sono qua, perché quando abbiamo iniziato i lavori melusine e stavamo leggendo Il bambino della notte di Silvia Vegetti Pizzi, e so che molte, oltre alla Silvia Rigon che è la regista, che appunto è stata concepita ai tempi del bambino della notte, secondo me ce ne sono altre. Possono alzare le mani le Silvie giovani a cui abbiamo passato il testimone? Ce ne sono altre? Beh, c'è la Silvia Cervello, la mamma, c'è la mia mamma. Quindi cioè l'altra grande gioia che abbiamo noi melusine, che abbiamo fondato questa associazione tanti anni fa per dar voce alla donna, per dar voce alle nostre emozioni, per trasformare anche noi le nostre emozioni in scrittura, è che queste giovani ragazze hanno colto lo spirito, no, di creare una solidarietà, no, tra donne. Mi sembra molto importante che l'abbiano proprio fatto vedere con il teatro, questo rapporto tra madre e figlia che funziona, no, tra madre simbolica e figlia, che può funzionare. È un rapporto che sappiamo molto difficile, però lavorandoci noi femministe l'abbiamo fatto tanto, credo che ci possiate riconoscere che abbiamo fatto questa fatica per le giovani, perché sennò che senso avrebbe, no? Lavorare così tanto su di sé se non si riesce a passare a loro il senso che non siamo sole, siamo in 3, madre, figlia e l'amica ironia. Grazie.